lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Sono Namiciano. Benvenuti a tutti, popolo di Namek. Quest'oggi si dà il via a una nuova serie in cui andrò ad analizzare e a discutere, diciamo, a dire la mia su alcuni what if del mondo di Dragon Ball. Infatti un paio di video fa vi avevo chiesto di scrivermi nei commenti alcuni what if, alcune situazioni particolari che vi sareste immaginati nel mondo di Dragon Ball che però non sono mai successe. Ho deciso di prendere 3 what if per episodio, perché in questo modo riusciamo a parlarne più a lungo, perché sennò viene una roba di 95.000 minuti. E appunto vi dico che cosa sarebbe successo secondo me se fosse successa quella determinata cosa nella timeline originale di Dragon Ball. Se il vostro commento non è stato preso in questo video è perché appunto me ne avete fatti moltissimi, vi invito anche sotto questo video a scrivermi i vostri what if, e se volete appunto poi discutere dei what if con più calma, visto che i commenti sono un po' incasinati, vi consiglio di passare dal gruppo di Telegram che trovate in descrizione, dove appunto si parla di anime, videogiochi e ovviamente anche di Dragon Ball appunto, gestito da me e da altra bella gente. Poi ovviamente trovate anche il mio profilo di Instagram e la mia pagina di fotografie di action figure. Se la serie vi interessa e volete altri episodi, fatemelo sapere con un bel mi piace e ovviamente rimanete iscritti al canale per non perdere i prossimi episodi. Ma direi di iniziare con il primo what if. Il primo what if che ho pescato casualmente è stato: che cosa sarebbe successo se Cell fosse stato convocato al torneo del potere al posto di Freezer? Ora, naturalmente penso che questo what if intenda se Cell si fosse allenato come ha fatto Freezer, perché ricordiamoci che molto probabilmente, almeno a mio parere, Cell è uno dei personaggi col potenziale più alto. Dal momento che ha le cellule di Freezer, dei Saiyan e anche dei Namecciani, di Piccolo. Sappiamo che Freezer allenandosi 4 mesi è diventato Golden, Goku e Vegeta sono in continua espansione, quindi se Cell fosse stato convocato per il torneo del potere, al posto di Freezer probabilmente si sarebbe andato ad allenare nella stanza dello spirito e del tempo per almeno un anno, poiché c'erano dei giorni di tempo prima del torneo del potere, e naturalmente allo stadio in cui si trovava Cell non sarebbe riuscito a far nulla. Secondo me avrebbe accettato subito l'offerta di Goku di entrare nel torneo del potere, perché come sappiamo uno degli obiettivi di Cell era quello di provare la sua forza, era come i Saiyan, un fanatico della battaglia, e quindi secondo me avrebbe addirittura fatto meno storie rispetto a Freezer sul partecipare al torneo. Ma secondo me, come ha fatto Freezer, anche lui avrebbe preteso di essere poi riportato in vita dopo il torneo. E probabilmente le sorti del torneo del potere non sarebbero cambiate, perché appunto avendo Cell le cellule di Freezer ed essendo appunto un guerriero molto intelligente, avrebbe messo da parte l'odio che prova verso i terrestri. Il torneo del potere sarebbe stato comunque vinto dall'universo 7. E dopo il torneo del potere che cosa sarebbe successo? A mio parere non ci sarebbero stati tutti gli eventi del film di Broly, semplicemente perché Cell, al contrario di Freezer, non ha un esercito da portare avanti, e quindi Broly se ne sarebbe stato nel suo pianeta sperduto, e Cell, secondo me, desideroso di aumentare sempre di più il suo potenziale, magari rendendosi conto di non essere al livello di Goku quando appunto lui ha sbloccato l'ultra istinto, magari avrebbe potuto iniziare a girare per l'universo 7, magari anche per gli altri universi dell'universo di Dragon Ball Super, allenandosi e divenendo sempre più forte. In questo modo, dato il suo potenziale, a mio parere, in uno scenario ipotetico del genere, Cell, dopo un bel po' di anni di allenamento, sarebbe ritornato sulla Terra per prendersi la sua vendetta contro Gohan e tutti gli altri guerrieri Z. E quindi secondo me le cose sono due: o avrebbe sterminato tutti i guerrieri Z, appunto perché essendo anche molto intelligente non avrebbe fatto nuovamente lo stesso errore di sottovalutare la loro potenza, oppure avrebbe risparmiato ad esempio Gohan, Goku e Vegeta in modo che essi si potessero allenare ancora di più ed affrontarle di nuovo, perché ricordiamoci che Cell, anche appunto le cellule dei Saiyan che lo spingono a voler affrontare avversari sempre più forti, anche nello scontro che aveva avuto contro Goku, diciamo che ha consigliato a Goku di
di prendere un fagiolo senso per continuare a combatterlo proprio perché voleva appunto mettersi alla prova sempre di più. In realtà potrebbe anche risparmiare Guerrieri Z e diventare una sorta di rivale, però rimanendo comunque malvagio. Il secondo What If ci chiede che cosa sarebbe successo se Goku avesse ucciso Freezer sul pianeta Namek. In realtà ancora oggi molti credono che Goku abbia ucciso Freezer su Namek, magari non perché non hanno seguito bene l'anime di Z, ma in realtà Goku risparmia Freezer ed è poi Trunks sulla Terra ad ucciderlo definitivamente. E molti di voi diranno che non sarebbe cambiato nulla, però in realtà non è così. Ci sarebbero stati due cambiamenti fondamentali. Prima di tutto, Cell, l'androide perfetto, sarebbe stato molto meno potente di come adesso, perché quando Freezer è atterrato sulla Terra, il dottor Gero, grazie ai suoi piccoli robottini spia, aveva, diciamo, estratto le cellule di Freezer e di suo padre e poi le ha messe all'interno del DNA di Cell, rendendolo ancora più potente. Quindi molto probabilmente la sconfitta di Cell sarebbe stata molto più rapida. Ma ricordiamoci adesso di suo padre, Recold, che secondo me se il figlio fosse stato ucciso su Namek non sarebbe andato direttamente sulla Terra per vendicarlo, ma essendo anche un personaggio piuttosto furbo, come appunto si dimostra quando cerca di rubare la spada a Trunks, probabilmente se ne sarebbe stato per i fatti suoi e magari si sarebbe allenato per vendicare il figlio in futuro. Quindi andando avanti nel tempo saremmo arrivati alla saga della resurrezione di Freezer. Anche se Freezer nella saga di appunto Golden Freezer si era rifiutato di far resuscitare suo padre perché diceva che era uno sbruffone, secondo me Recold invece era più legato al figlio, cioè gli voleva più bene, ci teneva di più a lui, quindi l'avrebbe fatto resuscitare. E sarebbe stato molto interessante vedere magari padre e figlio allenarsi insieme. Sarebbero stati cazzi amari per Goku e Vegeta, anche se viene detto che Freezer ha un potenziale più alto di suo padre. Nonostante ciò, magari questo non avrebbe potuto escludere una fusione padre e figlio fra Freezer e Cold. In quel caso sarebbero state mazzate, perché probabilmente questa fusione non avrebbe dato il tempo a Goku e Vegeta di fondersi insieme. Sarebbe dovuta essere la fine per i nostri compagni. Se invece facciamo finta di essere un po' più ottimisti e facciamo che Recold e Golden Freezer riescono a venire sconfitti da Goku e Vegeta, togliendo questa cosa della fusione, bisognerebbe passare al torneo del potere, dove se vi ricordate c'è un passaggio molto importante in cui Freezer salva Goku dandogli la sua aura per sdebitarsi di quanto era successo su Namek. Infatti se vi ricordate, quando Freezer su Namek era ormai morente, Goku gli dalla sua aura dicendo: tieni, questo ti servirà per sopravvivere nello spazio. E appunto nel torneo del potere Freezer si sdebita. Se però questo non fosse successo e quindi Goku invece avesse ammazzato brutalmente Freezer, è possibile che Freezer al torneo del potere o semplicemente non avrebbe aiutato Goku, che in quel caso sarebbe stato buttato fuori e sconfitto, oppure addirittura sarebbe stato lui a buttare fuori Goku e quindi questo avrebbe compromesso la vittoria del torneo del potere. Quindi anche se sembra un particolare stupido il fatto che Goku non abbia ucciso Freezer su Namek, in realtà la storia sarebbe potuta cambiare veramente un sacco. Anche questo What If è molto interessante. Cosa sarebbe successo se Broly, ovviamente di Dragon Ball Super, non il Broly dei film di Z, fosse stato mandato sulla Terra al posto di Goku? Ora, c'è un fan manga, di cui magari in futuro se vi va vi parlerò, in cui c'è Vegeta che viene mandato sulla Terra al posto di Goku ed è molto interessante. Ma non mi ispirerò a quello per questo What If, ma semplicemente vi dirò i miei pensieri. Ora, se ovviamente Broly non avesse battuto la testa, è naturale che, come avrebbe fatto Goku al suo posto, avrebbe eliminato tutta la Terra, anche perché magari Goku avrebbe avuto delle difficoltà, perché comunque sia da piccolo era molto più scarso di quanto era forte Broly da piccolo. Però diciamo che né un maestro mute né neppure un grande mago piccolo, anche se avesse rifatto la sua comparsa, avrebbero potuto far nulla contro un Broly incazzato, perché già da bambino aveva una potenza devastante. Cioè Broly, come è successo a Goku, avesse battuto la testa e si fosse dimenticato di essere un assassino sterminatore della Terra, probabilmente le cose non sarebbero andate comunque bene, perché appunto seppur magari sarebbe diventato buono Broly, così come alla fine era abbastanza buono nel film
tipo Jet Super Saiyan Blue, in cui non era lui ad essere cattivo, ma era quello stronzo di suo padre Paragas, e Freezer a costringerlo a fare azioni cattive. Comunque sia, quando perde il controllo non ce n'è più per nessuno, cioè Broly attacca alleati e nemici. Quando Goku e Vegeta, diciamo, lo indirizzano ad attaccare Freezer, lui non si rende conto che in teoria Freezer era un suo alleato e lo inizia a menare. Quindi secondo me, anche se il nonno Gon lo avesse addestrato, magari in una notte di luna piena, così come è successo a Goku di diventare scimmione e di uccidere il nonno Gon, perché se Goku da bambino all'inizio del primo Dragon Ball aveva un potenziale di 10, Broly a quel tempo sarebbe stato già molto più forte, ad esempio, di un Radish, anche se è solo bambino, dato il suo enorme potenziale. E quindi questo potenziale moltiplicato per 10, se appunto Broly si fosse trasformato in scimmione, gli avrebbe, secondo me, fatto distruggere la Terra senza che nessuno riuscisse a fermarlo. E lo stesso sarebbe potuto succedere anche se non si fosse trasformato in scimmione, cioè durante una battaglia qualsiasi che lo metta un po' in difficoltà, se avesse perso il controllo di se stesso avrebbe sterminato tutti, probabilmente fermare. Quindi a mio parere un Vegeta che va sulla Terra al posto di Goku ci sarebbe potuto stare, perché Vegeta, anche in forma scimmione, ha sempre avuto un grande controllo di sé, mentre Broly purtroppo è troppo instabile e quindi molto probabilmente sarebbe riuscito a distruggere tutto, a meno che i suoi alleati non fossero riusciti a tenerlo a bada, ma questo lo vedo molto molto difficile. Ragazzi, per questo episodio direi che è tutto. Io spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, ditemi la vostra qua nei commenti, oppure venite nel gruppo di Telegram a discuterne tutti insieme. Vi chiedo di lasciare un bel mi piace se tutta la serie vi interessa e di scrivermi altri What If naturalmente qua nei commenti. Rimanete iscritti al canale. Da Namek è tutto. Addio.